Lo accogliamo con la gratitudine speciale che riserviamo oggi a questa città, Damiano Tommasi, sindaco di Verona. La ringraziamo per essere qui. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie innanzitutto al sottosegretario Mazzi che gioca un po' in casa oggi nel doppio ruolo di cittadino veronese e sottosegretario e con delega all'UNESCO, e credo che personalmente è un grande orgoglio essere qui a rappresentare innanzitutto la città di Verona, la sua storia, il Toccati e la storia delle persone che l'hanno portato fino a qua. Sono orgoglioso di rappresentare anche i miei colleghi delle città d'Italia che sono qui, delle comunità italiane che sono qui a rappresentare i giochi antichi e i sport tradizionali. È un orgoglio essere capofila di questa candidatura che è stata portata avanti con i paesi amici e sempre presenti al Toccati in alternanza con protagonismo ad un paese diverso. Credo che sia per noi significativo che sia il nostro secondo riconoscimento UNESCO e sia una buona pratica immateriale. L'immateriale è forse quella più complicata delle attività da salvaguardare. L'immaterialità della salvaguardia si basa sulle persone, sulle tradizioni che si tramandano tra cittadine e cittadini, e credo che il Toccati abbia una particolarità. Una delle attività credo che ha come scopo anche quella di superare una delle barriere che si sta lentamente innalzando tra le nostre comunità, che è la barriera intergenerazionale. Oggi il dialogo, l'ascolto tra generazioni è sempre più complicato. Credo che il Toccati faccia tornare bambini i nostri cittadini e cittadine adulti e faccia trasmettere alle nostre giovani generazioni quello che sono stati i giochi di strada, l'occupare gli spazi, prendersi la città, prendersi il tempo, prendersi il silenzio, i rumori degli attrezzi, alcuni di quelli presenti. Credo che sia emozionante per tutti noi toccare quegli attrezzi che sono stati dei nostri nonni e delle nostre nonne. Credo che questo sia davvero un grande riconoscimento e, come ho avuto modo di dire già a Rabat in Marocco, una grande responsabilità. Una grande responsabilità che viene data alla città di Verona non per caso, perché da una partita di scianco è partita questa avventura, e credo che abbiamo questa grande responsabilità. Non neghiamo che ci sono sempre le difficoltà da affrontare, le difficoltà di organizzazione, di sostenibilità degli eventi, di inviti, però credo che anche il prossimo 16-17 settembre sarà davvero diverso, sarà migliore trovarsi al Toccati con questo riconoscimento, con questa grande responsabilità che, come ho detto, sono orgoglioso di rappresentare, anche perché è la dimostrazione di come le cose belle nascono spesso e volentieri, se non sempre, traguardando le amministrazioni, traguardando i colori politici, traguardando chi ha le responsabilità pro tempore delle nostre comunità, perché sono quelle cose che si basano sulle persone che vivono le città, sui nostri legami affettivi, sulle nostre tradizioni e su quello che di più prezioso abbiamo, che spesso, come ho detto, è proprio il materiale. Quindi grazie davvero, una giornata speciale per tutta la città di Verona. Grazie.